dove siamo? Radio Natale, quest'oggi collegati direttamente dai monti calabresi, signori. Dalle colline dove nacquero. Chi? Di nacque. A che ne so? Dove nacquero esseri umani, diciamo. Ah. Stiamo salendo verso la presila calabrese, dove andremo a cenare con i parenti amati. Di Antonio. I miei parenti amati, che vediamo una volta l'anno. Che vedo una volta l'anno. E lì è già troppo. Molto troppo, non si può usare, ma è molto troppo. Ragazzi, benvenuti a Radio Natale. Amore. A chi di voi oggi capita di dover dire buonissima questa pasta? A me capita bene, a tutti, perché chi cucina per 7 ore le stesse cose ha bisogno di sentirsi dire come la fa lei. Come la fai tu? Non la fa nessuno. Benvenuti a Radio Natale. Oggi è nato il bambinello Gesù. In tutte le case è nato il bambinello Gesù. Si è sdoppiato il bambinello Gesù. Ragazzi, siamo in quel di Sant'Elia. Si apre un panorama macabro. Le nuvole sulla montagna. Ragazzi, due vecchietti che aspettano il pullman a Natale. Dove dovranno andare, secondo me? Non si sa. La radio comincia a dare segnali di assenza, ma state tranquilli, ci ritroveremo su Radio Maria. No, sì. Senti, sale ragazzi, si sale sempre più in alto verso le montagne innebbiate, non innevate, innebbiate, verso i vecchietti con le... col focolare. Sono troppo eretico, no? Non posso cambiare registro. No. Eccola, con le scarpe di ginnastica, la realtà calabresi, ragazzi. Noi vi mostriamo sul luogo le realtà calabresi, non andiamo nella realtà, ci caliamo nei panni delle signore. La gonna con le scarpe di ginnastica 80 anni va, è inutile, è la nuova tendenza del 2014, ragazzi. È inutile negarla. Invece parliamoci chiaro qua. Io in questi mesi ho appreso tante cose e ho imparato che il sorriso ha una caratteristica neurobiochimica. Santeria, frazione di Pentone, ragazzi. Siamo nell'entroterra calabrese, là dove nacquero personalità illustri. Cicciolo e Cicci. Papà Natale ce l'ha davanti. Ragazzi, guardate, queste sono realtà, cose che non vedete. Voi che vivete al nord, Milano, queste sono realtà che non potete vedere. Guardate, Babbo Natale. Ragazzi, non si scherza. Babbo Natale con la slitta è proprio lui, non è... Cioè, non è che uno... è l'originale, perché l'originale c'è la Fiat 124 degli anni 30, va a 30 all'ora perché è abituato a guidare solo le slitte. Lui sì. Non c'ha gli aiutanti, però. È Babbo Natale. Non ci crederete, stiamo andando esattamente alla velocità. Sai, guarda, 20 all'ora. Dov'è? 20 all'ora. Ok. C'è il lucchetto dietro al cofano, ragazzi. Ma c'è regali per questo. Il lucchetto dietro al cofano. La ruota sopra la macchina. Notiamo le caratteristiche essenziali di questo. Ora lo inquadriamo, forse lo intervisteremo, non sappiamo. Vediamo se riusciamo a fare un'intervista. Non ridere troppo, perché questo qua dietro una Babbo Natale, ma lei si nasconde un serial killer. Ma vabbè! Perché uno che investe Babbo Natale qua viene 124. Non è normale, eh. Amore, aspetta, con paura. No, ti caccio un mitra, ti caccio. Aspetta, che di qua sto scendendo. No, pure di qua, viene. Non riusciamo a superare perché siamo
la colpa è culo, strada. E c'è gente. Vediamo se riesco. No, aspetta che lo faccio. Ragazzi, è proprio lui, è Babbo Natale in persona. È Babbo Natale in persona. Che mi sono vergognata. È Babbo Natale in persona. Vi mostriamo. Noi entriamo dentro in realtà. Ribadisco. Non ci posso credere. Sono cose che non potete vedere nella realtà. Sembra non esista, ma esiste. Non ci posso credere, amore. Babbo Natale in persona. Ma non ci posso credere. Noi arriveremo lassù, arriverà. Sopra Annette. Con Annette. In un messaggio. L'amore qui al massimo, cioè guardate, notate la vegetazione fiorente, ben curata, guardate questi arbusti che si inneggiano nel cielo veleggiando sopra la, quasi a formare dei riquadri tempestosi sulle onde marine del cielo che non ci sono. Mette a dura prova lo stomaco queste curve. Dopo la scendere che abbiamo mangiato, voglio vedere come scendiamo. Dobbiamo digerire. Comunque, benvenuti a Radio Montagna Natale, ragazzi. Solo per voi vi mostriamo l'entroterra calabrese. Là dove nacquero i vecchietti dei paesi, dei paeselli. Là dove nacque l'anduia. Là dove nacque la pignolata. Là dove nacquero il morsello. Le caratteristiche del posto sono la presenza di statue delle madonnine sparse qua e là. Oh, stai tranquilla che c'è. Ragazzi, sì, entriamo nel primo presina, presino della presina catanzarese, calabrese. Notiamo subito la Fiat Doblò, no, la Peugeot. No, la Citroën. Che vende caminetti e stufe, non poteva vendere climatizzatori, ma caminetti e stufe ovviamente, ragazzi. Che bel paesino! Queste sono le paesino caratteristico. Notate lui che usa il cellulare, mi sembra. No, guardate quest'albero che ha perso le foglie. La picella! È finito qui. Questo era un paese, ragazzi. È finito. Era un paese. Quando si dice tre case e un fosso, uno pensa che è un modo di dire, ma non è un modo di dire, ragazzi, è la realtà! Bella presila calabrese. E che fanno quelle persone là? Solo per voi a Radio Montagna Natale. Amore, che fanno tutte quelle gente là? Tre case e un forno. Solo in famiglia stanno quelle. Tre case e un forno. Ma... abitanti 18. Non ci crederete, ma questa è la realtà. Non stiamo filmando cose fuori realtà. Avete visto la Fiat 124 di Babbo Natale? Avete visto il paesino di tre case e un forno? È finito, è evidente che è finito. Non l'ho stoppata! Non l'ho stoppata io! Non è nulla di tagliato. Tre case e un forno. I paesini con 150 abitanti si ritengono paesini. C'è un certo sviluppo agricolo, rurale, edilizio. Curva a V. Non è inquietata da questo. Pensate di notte qui. Che bello il scenario. Cimitero. Dov'è? Davvero? Amore, qua non c'è. No. Questo tempo così. Dai, poi... che devo visitare qualcuno, mio defunto. Oh, amore. Ecco un altro paesino caratteristico. Questo sono 5 case e un forno. Sono aumentata. Guarda che sono foglie queste, appese.
Guardate, ho due case, terza casa, quarta casa, cinque case, sei case. No, ci sono pure là sopra. Ci sono 3-4 case là sopra. Abbiamo aumentato le case. Questo, no, 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 guarda, guarda. Ragazzi. Questo è un paese. Qui si evolve la situazione. C'è pure la piazza. Bella la piazza, sono le 12, meno un quarto. Dai, sì. Guarda. Hanno fatto pure il palazzo moderno, un pochino. Yeah. Una ragazza ci sta venendo addosso. Ci sono pure le panchine. Che se ti stendi un po' che cadi sotto il burrone e muori. Perché? Guardate, c'è il precipizio. Se per caso si dovesse rompere una panchina. No, no, dovrebbe frenare pure. Ah, ecco, ma non si siede, si trova per là sotto. Per ma dove dobbiamo arrivare noi? E ora arriviamo a un paese. Guardate, mi viene a dire che c'è i delfini. Davvero? Cos'era quello? Il vieto di delfini, perché qui lo si dice. Nelle falde sotterranee vivono dei delfini che rimangono sottoterra tutto l'anno. Ma non quadrato però! Che segnale era quello? Il vieto di delfini. Davvero? C'è il delfino. Delfino era quello. Benvenuti a Sorbo San Basile. Sì, guarda, però welcome. Cioè, perché tornano gli immigrati da Svizzera, da Germania. Davvero? E che perché non fare darvi? Questo è un paese, ragazzi. C'è pure l'Avis. Siamo arrivati, no? Un po' tranquillizzati. Siamo quasi arrivati. E la mamma? Sì. Vendi, sì. Non si vende la casa, si vende solo la finestra. Non ci crederete, ma in tutto questo c'è pure un palazzetto dello sport. Un palazzetto è quello? Cazzo, sì. Sì, il palazzetto dello sport. Wow! Arrivederci, sono passato a Basile, è durato 150 metri. Però è più grande rispetto a io. Grande, sì. Però finisce là. Poi questo pezzo è terra internazionale. Degli stranieri, perché poi finisce pure qua. Finisce in due parti. Io guardo davvero del fine questo, aspetta. Attenzione, pericolo, possibilità di piene improvvise anche per alcune manovre idrauliche. Ah, perché qui passa la condotta, capito? Ah, non è E giustamente il segnale invece di mostrare che c'è pericolo di acqua mostra i delfini. Non era il delfino, era un'onda. Era la cascata. Sì. Ragazzi, voi state vedendo cose che nella realtà non esistono. Solo su Radio Calabrisella, Montagna Tour. Amore? Adesso che non sei più qui, che non sei più qui con me. Continuiamo in questo lungo tragitto verso la vetta del monte per andare a cibarci di lasagne, cotolette, patatine fritte, capretti che noi non ci ciberemo, che cotolette. Mentre qui le strade franano, perché mi sembra di essere tornato nei primi del Novecento. Guardate qui che ponte dobbiamo attraversare. Ragazzi, lo supereremo intatti? Quesito. Speriamo di sì. Superato. È un incognito, è un'avventura, stiamo attraversando. Chi pensa di andare nel Sahara per fare l'avventura? Non c'è bisogno. Basta venire in Calabria, ragazzi. Ma dove siamo? Ma col paese dobbiamo arrivare? No, abbiamo già passato quello. Quello era Sorbo San Basile. Ah. Noi siamo stati lì prima. Quello è Sorbo San Basile. Guardate, quando si dice 20 case e un forno. Taverna, siamo arrivati, amore. E noi entriamo nella lit, perché qui, ragazzi. Attenzione, non si può suonare. La patria di Mantia Preti. È un pittore. Davvero sì. Questo che aspetta è Pullman. No, ma questo aspetta. La morte. Mentalmente. C'è pure la 118. Ah, buono, a sapersi. Ma se tu parli con quelli che vivono qua, taverna è taverna, cioè taverna è un paese
Hai voluto? Ho voluto. C'è tutto, c'è tutto, c'è l'acqua, c'è l'elettricità. Siamo a stile, non ti preoccupare. Le braccia, le gambe. Faccio un po', faccio palestra un pochettino ultimamente, quindi... C'è un po' di muscoli in più, forse. Per la ragazzina, carina. La fratella si incelosisce. Solo che se la senti parlare... Ehi, che mai mai? Come parlano brutti questi qua dialetti? Mamma mia. Ancora auguri a tutti. Aiutatemi. Ci siamo imboscati. Aiutatemi perché non so che dire, che fare. Siamo arrivati. Comunque questo tragitto è stato bello perché mi sono crepata davvero. 124 con Babbo Natale, ragazzi. Davvero da ridere. Ma no. Troppo bello. Mi sono crepata dalle risate. Va bene. Noi adesso siamo quasi arrivati. No, siamo arrivati. È mezzogiorno. Vi auguriamo buon appetito. E di procedere con le vacanze in felicità e serenità. Ciao, buon appetito, a dopo. E che pagliaccio che buona, sei. Buon appetito. Ciao, ciao, buon appetito, cavolo. E noi non sarà un buon appetito, fare tutte le mosse, aiuto. Ciao.